Nella solennità della prima seduta dell'Assemblea Costituente vi è anche, in modo più che evidente, una nota di sollievo. La Repubblica ha vinto, non largamente, ma in maniera netta. Ciò tuttavia non ha risparmiato qualche momento di incertezza. Prima il ritardo snervante nella proclamazione dei risultati. Poi il fatto che lo sconfitto Umberto di Savoia, re soltanto per un mese e per questo chiamato con ironia il re di maggio, tarda a prendere atto della realtà e a lasciare l'Italia. La Suprema Corte di Cassazione proclama gli aridi ma storici risultati del referendum istituzionale. Due macchine calcolatrici, addizionando delle cifre, scrivono le prime parole del nuovo destino d'Italia. Si chiama Repubblica Popolare e Democratica di tutti gli italiani. A questo punto la situazione si sblocca per una mossa politica che nella sostanza deve essere fatta risalire a De Gasperi, Togliatti e Nenni. Il governo dichiara che le funzioni del Quirinale, in via provvisoria, vengono trasferite nelle mani del Presidente del Consiglio, De Gasperi. È evitato così ogni rischio di vuoti di potere o di confusione dei poteri. Si grida al colpo di Stato da parte degli sconfitti del referendum, ma la legittimità sta ora dalla parte del voto del 2 giugno. La partita è definitivamente decisa. Umberto di Savoia parte. La via è aperta alla normalità democratica della Repubblica.